Bentrovati con l'informazione di 189 News, rabbia e dolore per l'incidente ferroviario che si è verificato ieri. Tutti i dettagli subito dopo la sigla. Scontro treni, rabbia e dolore. Decreto Ilva, tre emendamenti e proteste. Nube marrone sulla città, ma Marescotti chiede spiegazioni. Calcio, ripescaggi, il Taranto sfera. Bentrovati con l'informazione di 189 News, bandiere a mezz'asta in regione, minuti di raccoglimento in consiglio per manifestare il cordoglio ai familiari delle vittime del tragico incidente ferroviario di ieri a Corato. Vediamo il servizio. Secondo giorno di dolore in Puglia dopo la tragedia ferroviaria di ieri sulla tratta a binario unico Andrea Corato, in cui hanno perso la vita 27 persone e altre 50 sono rimaste ferite. Stamattina è iniziato il complesso quanto straziante rito del riconoscimento delle salme al Policlinico di Bari. Procedimento complesso per le condizioni dei corpi recuperati dai soccorritori fra le lamiere contorte dei treni aggrovigliati fra di loro dopo il violentissimo impatto. È il giorno in cui si conoscono le storie delle vittime, come quella del contadino morto dopo essere stato colpito dalle lamiere dei due treni dopo la collisione mentre passeggiava lungo la ferrovia, della ragazza che si sarebbe sposata fra un paio di mesi, del bambino salvato dalle braccia della nonna. Shock, incredulità, voglia di scoprire subito cosa sia accaduto, cosa non abbia funzionato. Questi gli elementi che hanno caratterizzato l'intera giornata di ieri, ma al dolore si aggiunge la rabbia perché uno dei due treni non doveva essere su quel maledetto binario, perché nell'era della tecnologia che propone quotidianamente centinaia di applicazioni nate per migliorare la qualità della vita, spesso inutili, la comunicazione fra le due stazioni del sud non è dotata di un controllo automatico di sicurezza, ma si basa ancora sul blocco telefonico. La procura di Trani indaga per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. La ritrovata scatola nera di uno dei due treni aiuterà a ricostruire gli ultimi momenti di viaggio. Il potenziamento della tratta Corato-Barletta, insieme ad altre importanti opere ferroviarie regionali nell'ambito di un progetto strategico, è stato inserito nella programmazione dei FESR 2007-2013. L'approvazione del progetto da parte della Commissione europea è intervenuta con provvedimento del 27 aprile 2012. L'attuale giunta regionale, con delibera del settembre 2015, ha disposto che gli interventi non ancora realizzati, tra i quali il raddoppio della Corato-Andria per un importo di oltre 145 milioni, venissero traslati sulla nuova programmazione FESR 2014-2020. Il passaggio sulla nuova programmazione ha avuto l'approvazione della Commissione europea con provvedimento del 4 dicembre 2015. Il progetto del raddoppio della Corato-Andria è stato messo a gara il 19 aprile scorso per un importo a base d'asta di 31 milioni e 641 mila euro. I termini per la presentazione delle offerte scadono il 19 luglio prossimo. I carabinieri di Mottola e del Norm di Massafra, al termine di tempestive indagini conseguenti il tragico incidente stradale accaduto ieri mattina lungo la strada statale 100 che collega Bari a Taranto, in cui ha perso la vita una 21enne di Putignano, Maria Chiara Zizzeri, hanno tratto in arresto per omicidio stradale un 29enne brindisino, conducente del veicolo incidentato, risultato positivo all'uso di alcol e cannabinoidi. I carabinieri della stazione di Pulsano, con il supporto di un equipaggio del sesto nucleo elicotteri di Bari Palese, hanno sottoposto a sequestro un terreno di circa 4.000 metri quadri, in contrada Filaccia nel comune di Pulsano. I militari hanno accertato che era stata realizzata una discarica non autorizzata di rifiuti derivanti da demolizioni edili, con la presenza di Eternit, carcasse di auto, pneumatici, rifiuti solidi urbani e vegetali. Denunciati i proprietari delle particelle e tutti i cittadini di Pulsano. Nel corso dell'attività i carabinieri hanno constatato che all'interno del terreno vi era un'area delimitata per bruciare una parte dei rifiuti. Nel tardo pomeriggio di ieri a Taranto gli agenti della polizia hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un tarantino di 69 anni per stalking. L'uomo, al termine di una relazione sentimentale, aveva iniziato ad assumere comportamenti vessatori nei confronti della sua ex compagna, tali da procurarle un grave stato di ansia e paura. In particolare, l'uomo aveva iniziato a pedinarla con appostamenti sotto la sua abitazione, non perdendo occasione per insultarla pesantemente anche in presenza di amici e conoscenti.
Il 69enne era arrivato anche a malmenare la sua ex, costretta in un'occasione a salire sulla sua auto per poi essere aggredita con pugni e schiaffi, in conseguenza dei quali ha riportato lesioni alle braccia e alla testa. Ancora in primo piano il decreto Ilva, fra emendamenti e proteste. Intanto domani lo sciopero dei metalmeccanici. Vediamo il servizio. La Commissione Bilancio ha dato l'atteso parere favorevole a due emendamenti all'ultimo decreto Ilva inseriti in Commissione. Il primo per nuove assunzioni di personale all'ARPA Puglia per attività di controllo sull'attuazione delle prescrizioni ambientali nell'area dello stabilimento di Taranto dell'Ilva. Il secondo istituisce una cabina di regia di coordinamento fra Regione Puglia, ministeri competenti e comuni interessati per facilitare lo scambio di informazioni sull'attuazione del piano ambientale e sanitario. Il parere favorevole è condizionato ad alcune modifiche. In particolare, la partecipazione alla cabina di regia non darà luogo a corresponsione di compensi, rimborsi o gettoni di presenza, mentre per le assunzioni dell'ARPA la Regione Puglia dovrà valutare prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale. L'emendamento è già stato approvato in Commissione ed ora è in attesa del parere favorevole della Commissione Bilancio. Il costo delle nuove assunzioni, per le quali peraltro è previsto un tetto di spesa, sarà coperto dal bilancio regionale e non da quello statale. Ma i sindacati degli operai dello stabilimento non sono soddisfatti. I lavoratori hanno manifestato ieri mattina in piazza Montecitorio a Roma per sensibilizzare il Parlamento sul decreto legge. Tutti i sindacati chiedono al governo i dovuti accorgimenti in merito all'occupazione e al risanamento ambientale con le relative bonifiche. Chiedono inoltre un rapporto preventivo di conoscenza e di confronto con riferimento al piano industriale tra sindacati e nuovo soggetto societario. Allo stesso piano, infatti, sono correlate questioni strategiche come l'occupazione diretta, indiretta e indotta nella nuova Ilva, il carattere produttivo futuro degli stabilimenti, il piano ambientale che non potrà non essere valutato nella sua correlazione con gli impianti che si intendono mettere in marcia, come con il sistema di salute e sicurezza dentro e fuori la fabbrica e con l'intero sistema sanitario territoriale. E domani intanto sciopera l'intero comparto del settore metalmeccanico. Diverse le adesioni, tra le quali quella di Confindustria Taranto. Alessandro Marescotti, presidente di PISLINK, chiede ad ARPA Puglia, alla cabina di regia pugliese sulla qualità dell'aria e al sindaco di Taranto spiegazioni in merito alla nube marrone che sovrasta la città da alcuni giorni. A quanto pare, dopo la segnalazione dello SLAI Covas di un incendio verificatosi nello stabilimento Ilva l'11 luglio, si sono messe in moto le ecosentinelle dell'associazione, che hanno fotografato la nube nero-rossastra con sfumature tendenti a rosa, sprigionatasi dal siderurgico e diffusa come nebbia. Nella stessa serata è arrivata anche la notizia che 5 big bag dell'acciaieria 1 avrebbero preso fuoco la notte precedente. Le misurazioni IPA, data la variabilità dei venti, non fornisce dati particolari, ma c'è il sospetto che quella nube possa contenere diossina. La città, evidenzia Marescotti, vive in continuo stato di allerta. E ieri pomeriggio il servizio di medicina iperbarica del Centro Ospedaliero Militare di Taranto è stato attivato per effettuare un trattamento di ossigenoterapia iperbarica in urgenza a favore di paziente di 65 anni affetto da intossicazione acuta accidentale da monossido di carbonio proveniente dall'ospedale di Manduria. Dall'inizio del 2016 sono 52 in totale i trattamenti di ossigenoterapia in urgenza effettuati presso il Centro Ospedaliero Militare della Marina. Il consigliere comunale Dante Capriulo ieri ha depositato un'interrogazione formale al sindaco per chiedergli di conoscere quali proposte stia elaborando il comune di Taranto con riferimento al bando nazionale per le periferie. Premesso che l'1 giugno 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta. Il bando prevede la scadenza di presentazione dei progetti entro il 30 agosto 2016. Lo Stato ha finanziato il bando con 500 milioni di euro per il 2016. Capriulo chiede di conoscere quali progetti sta elaborando l'amministrazione per candidare la città di Taranto all'ottenimento di finanziamenti statali destinati alle periferie urbane delle grandi città.
E proseguono in via Cesare Battisti a Taranto i lavori per l'installazione dei cordoli spartitraffico, che qualche tempo fa aveva suscitato le reazioni dei commercianti del primo tratto della stessa via e la conseguente risposta dell'amministrazione comunale e del comandante dei vigili urbani. I cordoli serviranno ad evitare la doppia fila, favorendo l'utilizzo da parte degli automobilisti del parcheggio di via Icco e degli altri spazi delimitati con le strisce blu o bianche a seconda delle zone. A Cimino gli idranti non funzionano. La denuncia arriva dal presidente dell'associazione Made in Taranto, Gianluca Lomastro. Continuo a sperare di essermi sbagliato, scrive in una nota. Fatto sta che domenica scorsa gli idranti da me personalmente testati non funzionavano. Certamente non li ho testati tutti, ma buona parte. E vi assicuro che il timore e la preoccupazione per il rischio di perdere uno dei patrimoni verdi della città è veramente tanto. La sorpresa è stata devastante per me che adoro questa città, continua. Gli estintori provati non funzionano. Eppure, su ognuno di essi, compare un adesivo in cui parrebbe seguito il controllo di conformità alle norme UNI. La Buona Scuola premia 4 progetti innovativi. C'è anche l'Archimede di Taranto. Vediamo il servizio. Il 30 giugno scorso sono state pubblicate le graduatorie relative al finanziamento dei laboratori per l'occupabilità in applicazione della legge sulla Buona Scuola. A livello nazionale sono 58 i progetti finanziati su 500 presentati, 4 quelli approvati in Puglia, per un totale di 2 milioni e mezzo di euro di finanziamenti. Alla ribalta l'Istituto Archimede di Taranto, l'Istituto Riccardo Lotti Umberto I di Andria, l'Istituto Alberghiero di Otranto e l'Istituto Panetti Pitagora di Bari. Si tratta di laboratori promossi dai partenariati innovativi tra scuole, regione, enti locali, università e aziende, luoghi di incontro, di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell'innovazione in tutte le sue espressioni, tecnologica, sociale e di sviluppo territoriale. Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Anna Camalleri, nel corso della conferenza stampa tenuta assieme a tutti i protagonisti dei progetti e ai rappresentanti delle istituzioni e delle università di Bari e del Salento. Questi progetti sono proprio l'esempio, anche l'esempio innovativo, di un nuovo metodo. Il metodo è quello della messa a disposizione delle rispettive competenze che soggetti vari hanno, dalle scuole, le imprese, l'università, l'ITS, partenariati diffusi, che mettono insieme la costruzione di un progetto su un'idea. L'idea è la valorizzazione della vocazione del territorio, è una valorizzazione che si nutre di competenze digitali. Mare per creare futuro è il titolo del progetto presentato dall'Istituto Archimede di Taranto. Una grande soddisfazione per la squadra capitanata dal dirigente scolastico Pasqua Vecchione. A cosa abbiamo pensato quando abbiamo elaborato il progetto? Al mare. Il mare come risorsa. Per far questo occorrevano dei partner variegati, tra cui ci sono delle aziende marittime che aiuteranno moltissimo in questo obiettivo. Tra gli altri partner ci sono 12 istituzioni scolastiche, 9 enti locali, Taranto è versante orientale e versante occidentale, quindi abbraccia l'entroterra a vasto raggio, 15 enti pubblici, enti e associazioni private. Tra gli enti pubblici l'università, il Politecnico, CNR, l'ARPA e tanti altri che sarebbe lungo elencare. Oggi alle 17 si terrà un'iniziativa a Masseria Canale a Mesagna, in provincia di Brindisi, nell'ambito dell'esperienza dei campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie Estate Liberi, a cui da diversi anni aderisce lo SPCGL con la partecipazione ai campi di pensionati e pensionate, oltre che di ragazzi e ragazze di tutta Italia. I terreni confiscati sono riutilizzati dalla cooperativa di Mesagna e Terre di Puglia Libera Terra. Masseria Canale è un bene confiscato una volta appartenuto alla Sacra Corona Unita ed ora un luogo aperto alla comunità. Torna il Magna Grecia Festival Estate, la rassegna musicale organizzata dal Comune di Taranto in collaborazione con l'orchestra Ico Magna Grecia e il Teatro Pubblico Pugliese, che anche quest'anno propone 3 concerti quale occasione di intrattenimento culturale per i cittadini di Taranto e per i turisti presenti in città. I concerti, tutti con ingresso libero, entrata alle ore 20:30 e inizio ore 21, proporranno programmi molto popolari. Si inizia domani, 14 luglio, nell'ex mercato coperto, in via Anfiteatro, con il concerto inaugurale Tchaikovsky, il grande russo.
E sono arrivate ieri le prime bocciature della Covisoc per le società di Lega Pro. Il Taranto continua a sperare nel ripescaggio. Vediamo il servizio di Leo Spalluto. Il primo round dell'esame Covisoc ha confermato le attese. Il Taranto può guardare con un pizzico di fiducia in più alla prospettiva Lega Pro. La situazione di crisi delle società di terza serie è più profonda del previsto. Il primo verdetto è arrivato ieri. Martina, Lanciano e Bellinzago sono definitivamente fuori. Rimini, Pavia, Maceratese, Paganese, Casertana e Como hanno ricevuto la prima bocciatura e adesso possono fare ricorso entro domenica. Lunedì 18 le carte saranno valutate dalla Commissione di Vigilanza per le Società. Martedì 19 arriveranno i verdetti del Consiglio federale che stabiliranno anche i criteri per il ripescaggio. Cuneo e Albino Leffe, retrocesse dalla vecchia C, Fano, Fondi, Forlì e Olbia sono le favorite per il ripescaggio. La Caronnese sarà riammessa al posto del Bellinzago. Per gli altri posti sono in lizza Cavese e Grosseto, ma non tutto sarebbe a norma, Taranto, Lupa Castelli, Lupa Roma e Reggio Calabria. I posti per le ammesse oscillerebbero tra 10 e 12. C'è ancora molto da attendere, però l'elenco ufficiale delle ripescate arriverà solo il 4 agosto, tra 3 settimane. Ecco il nuovo staff medico. Il Taranto FC 1927 ha ufficializzato la nuova composizione del gruppo che si occuperà della salute dei calciatori nel corso della prossima stagione. Il responsabile dell'area sanitaria sarà il dottor Giuseppe Volpe. Un'altra prestigiosa figura presente all'interno del team sarà quella del dottor Francesco Settembrini, affermato nutrizionista. Confermati il fisioterapista Aldo Portulano e il massaggiatore Sante Simone. Anche per questo campionato i centri di fisioterapia saranno Physio Medical Center di Rosa e Nicola Monfredi in via Dario Lupo 45 e Physio Elite SRL in via Lazio 15. Francesco Magri va a caccia del guanto d'oro. L'atleta 18enne dell'Aquero Chiloiro Taranto partirà probabilmente da testa di serie nella prestigiosa manifestazione pugilistica intitolata al compianto dirigente federale Aldo Garofalo. Il guanto d'oro d'Italia, trofeo a Garofalo, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana ed organizzato da SD Planet Flighters e Comitato Friuli Venezia Giulia, si terrà da venerdì 15 a domenica 17 luglio presso il Palabrumatti di Gorizia. Qui Magri, matricola della categoria Elite, il top dilettantistico della box, peso 64 kg, si troverà di fronte una schiera di avversari ricchi di esperienza e tecnica. Il guanto d'oro si disputerà su match secchi con il passaggio del turno dei quarti sino alle finali. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.